Questo è un tavolo che abbiamo costruito noi con l'aiuto di un'azienda apposta che è dedicata, che si occupa esattamente di queste cose banalmente per quanto riguarda la parte di struttura fisica. È un tavolo che gestisce multitouch, l'abbiamo provato fino a una cinquantina di tocchi, gestisce senza problemi, e su questo abbiamo sviluppato una serie di applicazioni negli anni, insomma, applicazioni di vario tipo, si va dai giochi a applicazioni mediche per ragazzi autistici piuttosto che applicazioni con informazioni turistiche, applicazioni multimediali per uno sfoglio di giornale piuttosto che visualizzazioni di foto, video e quant'altro. Ne abbiamo un tot, applicazioni logistiche per la gestione di crisi in ambito aeroportuale, insomma ce n'è. Quante grande la superficie? La superficie è un 50 pollici, sono 100x75 centimetri mi sembra, è basato su un proiettore, c'è un proiettore sotto con uno specchio, un proiettore corto raggio con uno specchio rilancia l'immagine sulla superficie del vetro, c'è un vetro con sopra una pellicola da retroproiezione. Ai lati di questo vetro ci sono quattro sorgenti laser infrarossi a cui è applicato una lente di reshaping che spalma in pratica la sorgente laser andando a creare un piano, avendo quattro piani, noi andiamo a coprire tutta quanta la superficie, abbiamo più o meno un piano a un millimetro dalla superficie che è illuminato dal laser. Quindi cosa succede? Succede che noi sotto abbiamo una videocamera sensibile agli infrarossi e quando noi andiamo ad appoggiare il dito sullo schermo, il dito viene illuminato da questo piano infrarossi, la videocamera sotto rileva il dito illuminato e quindi tramite un software open source rielaboro le informazioni del tocco e vengono creati gli eventi e io posso gestire tutti i tocchi che voglio anche contemporanea. Quindi ha una dimensione anche in verticale il tocco? In verticale nel senso sulla distanza? Sì, no, cioè, rileva, diciamo che rileva più o meno il tocco a seconda di quanto viene locale, abbiamo mediamente a un millimetro dalla superficie. Però non ha una sensione, una sensibilità alla pressione, non ce l'ha. Non con questa tecnologia. Quindi è un touchscreen a tutti gli effetti? È un multi-touchscreen, nel senso che il touchscreen mediamente rilevano un singolo tocco, questo l'abbiamo testato fino a 50. Quindi insomma con più tocchi contemporanei posso andare a fare applicazioni che mi permettono di interagire con più utenti, soprattutto grazie alle dimensioni posso anche avere più utenti che interagiscono in contemporanea con il sistema. È spettacolare innanzitutto. Poi le altre applicazioni, quali applicazioni avete testato in contesto? Allora, adesso le facciamo vedere. Un'applicazione che non è qua, ma che anche quella era abbastanza spettacolare, era basata su un muro che abbiamo costruito fisico che sta al Swissmed ed è un muro di 2 metri per 1,5 metri con un'altra applicazione in ambito medicale completamente diversa, ma qui non possiamo farla vedere. Abbiamo applicazioni che permettono diciamo informazioni tipo di intrattenimento che mi permettono di avere un menu da cui io posso andare a selezionare alcune funzioni tra cui la visualizzazione di giornali, quindi adesso lui si sta scaricando probabilmente un giornale vecchio, però io posso andare a sfogliare il giornale. Quindi ad esempio una televisione, un programma che poi viene visto, appunto, distribuito in televisione, può essere un cliente del vostro... Sì, esatto. Un'altra cosa che in effetti qua non abbiamo perché era stato sviluppato per un altro tavolo proprietario di Microsoft, era un sistema per la gestione e visualizzazione dei quotidiani, dei periodici. Quindi emeroteca. Esattamente, si chiamava emeroteca virtuale, perché era stato installato alla biblioteca di Settimo e permetteva appunto di vedere su tavolo e di fruire su tavolo, di reggere su tavolo i quotidiani di cui la biblioteca era abbonata. Quindi c'erano. Adesso dovrebbe essere installato la biblioteca di Settimo, la biblioteca multimediale. Quindi ha
in breve tempo lo si potrà vedere alla biblioteca di Settimo. Da 2 anni. Ah, c'è già? Sì, sì. So che ultimamente c'era stato un problema hardware sul tavolo, quindi spero che l'abbiano riparato. Però, insomma, comunque dovrebbe essere disponibile la biblioteca. Era già da 2 anni, era da dicembre del 2010 o 2009. Comunque, 1 anno e mezzo, 2 anni che è già disponibile. Quindi un campo applicativo è sicuramente quello informativo e formativo. Tant'è che, parlando di formativo, a parte il fatto che lui sta imparando le bandiere da ormai 2 anni, insomma. No, questa era stata fatta delle applicazioni che erano fatte, ci avevano chiesto proprio un'azienda apposta. Applicazioni, giochini da inserire in una sala d'attesa in un ospedale pediatrico, per trattare i bambini. In questo caso era stato pensato più per una soluzione verticale, okay, quindi nel senso che intrattenimento. Sì, intrattenimento. Quindi abbiamo soluzioni di intrattenimento, abbiamo soluzioni anche non solo di intrattenimento, ma anche formative e anche mediche, nel senso che l'anno scorso e all'inizio di quest'anno abbiamo ancora lavorato a un progetto che si chiama Touch for Autism, in cui abbiamo realizzato un sistema a supporto di ragazzi affetti da autismo e sindrome di Asperger. Questo in collaborazione con il centro casa di Mondovì, di Cuneo. Abbiamo fatto tutto un sistema che tramite tavolo oppure tramite tablet, è un sistema abbastanza flessibile, mi permette di associare una scheda tecnica, una scheda di attività sui singoli ragazzi, perché giustamente ogni ragazzo magari ha le proprie difficoltà, il proprio tipo di difficoltà. Io posso associare le singole attività per il ragazzo e sono attività specifiche pensate appositamente per ragazzi con difficoltà di questo tipo. Quindi io posso andare a personalizzare l'attività e fargliele fare direttamente su un tavolo che hanno al centro autismo Mondovì, è un tavolo simile a questo, solo un po' diverso come hardware, ma alla fine è lo stesso tipo di interazione. No, no, questa è la cosa sbagliata. Oppure su un tablet. Quindi nel momento in cui i ragazzi sono direttamente nel centro, io posso andare a fargli fare queste attività. Questa è una cosa che ci avevano chiesto loro. Loro normalmente istruiscono i ragazzi, abitano i ragazzi a far fare delle operazioni che per noi sono comuni e banali, ma che per loro non sono così comuni e banali come l'apparecchiare la tavola. Loro al momento gliela fanno quindi fare. Quindi è simulazione. Simulazione. Ci sono alcuni ragazzi che hanno difficoltà piuttosto elevate e quindi li vengono fatti fare gli esercizi più e più volte per abituarli e poi vedere. In questo caso il sistema raccoglie poi i dati e raccoglie le statistiche all'interno di un sistema di gestione a cui i medici possono accedere per verificare qual è l'andamento quali sono i progressi o i regressi del ragazzo. Parlo di ragazzo perché in questo caso si parla di bambini, mi sembra dei 4. Perché questo raccoglie anche i dati. Questo raccoglie anche i dati su un sistema di gestione che adesso non abbiamo visibile qua, ma possiamo far vedere da un'altra parte. In questo caso ovviamente le applicazioni sono molto più semplici perché sono pensate per ragazzi appunto con serie difficoltà, ma è una cosa assolutamente voluto. Ecco, ma il valore aggiunto di utilizzare un tavolo di queste dimensioni con questa tecnologia in questo caso qual è? È quello che è più realistico per un bambino? È sicuramente più realistico non rispetto alla simulazione fisica, parlando dell'esempio con piatti e bicchieri, chiaramente piatti e bicchieri ha un po' più di realismo rispetto a quello che è il tavolo. Però permette da una parte di coinvolgere i ragazzi che comunque si abituano già a queste tecnologie e comunque lo vedono già più come un gioco, dall'altra di avvicinarsi a qual è il problema, senza rischiare peraltro magari di avere il ragazzo che in un momento in cui non riesce ti prende il tavolo, il piatto e te lo testa. Qui è già un po' più difficile fare una cosa del genere. Però mano a mano ti abitua e permette anche un po' di autonomia, nel senso che io posso far ripetere quante volte voglio l'applicazione, mentre avendo la situazione fisica, quindi con i piatti, i bicchieri fisici sul tavolo, poi ci deve essere per forza l'assistente che prende e glieli mette da parte e ricomincia da capo. Quindi in questo caso è automatizzato ed è automatizzabile e permette anche di lasciare al ragazzo un po' l'indipendenza, nel senso che oltre al tavolo, come dicevamo prima, al momento sono stati dati a, mi sembra, 50 ragazzi della provincia di Cuneo
dei tablet, per cui il ragazzo può fare la stessa operazione sia sul tavolo che sul tablet. Quindi quando è al centro può utilizzare il tavolo ed è bello grande, può essere assistito, può anche fare dei giochi che prevedono più giocatori contemporanei, cioè, quindi attività. Questo è un altro dei valori, il fatto di essere più socializzante. Esatto, assolutamente sì. In questo caso è buttato in un angolo e appoggiato in un angolo il tavolo per motivi di spazio che rimanevamo. Però al centro casa di Mondovino, se avete poi occasione di andare a vederlo, abbiamo il tavolo che è messo nel centro della stanza e quindi i ragazzi possono andare e girarci attorno a tutti i lati. E qui poi bisogna anche andare a gestire l'interfaccia in modo che sia agnostica rispetto all'orientamento al posizionamento dei ragazzi e quindi permetta l'utilizzo da parte delle persone che siano attorno al tavolo. Già in questo caso si vede un po' il fatto che se io sono da questo lato io vorrò vedermi il video in questo senso piuttosto che nell'altro in cui è messo donato. E quindi sono queste le cose. Il fatto di avere una grande superficie, avere la possibilità di gestire gli oggetti come se fossero oggetti fisici, toccandoli e manipolandoli come se fossero oggetti fisici, è sicuramente un valore aggiunto, nel senso che dà la possibilità di creare quelle che vengono chiamate interfacce naturali, cioè vengono gestiti con il minor numero possibile di menu o artefatti tipici del computer, bottoni, cose strane, ma io ho un oggetto, io lo manipolo, io lo ingrandisco, io lo ruoto come se facessi, come l'operazione che farei su una fotografia che ho messo sul tavolo, la prendo, la lancio, me la giro. Chiaramente sul tavolo è difficile ingrandirlo, quindi questo dai ancora delle possibilità in più, però questo è più o meno quanto. Chiaramente, come dicevamo, per quanto riguarda Touch for Autism, le stesse applicazioni possono essere gestite sul tablet e in quel caso decade un po' la possibilità di avere un multiutente, perché chiaramente il tablet ha una dimensione che sono 10 pollici contro 50, quindi è tutt'altra misura. Però insomma, anche lì è una questione di dipendenza del ragazzo, lo può fare a casa, sa che il ragazzo sa che ha queste attività da fare, un insieme di attività da fare, sa che può fare, può e deve fare queste, deve fare l'attività B A prima dell'attività B e quindi ha una sequenza già organizzata su, cioè si riesce a organizzare la giornata. Bene, io vi ringrazio molto. Ci dite i vostri nomi? Roberto Politi. E io sono Donato Fiorella. Tutte e due del Centro di Supercalcolo. Centro Supercalcolo Piemonte. In particolare laboratorio controllato. Grazie mille. Allora.